These boots are made for walking. This is what you do. Non so le parole. Ciao amici, ciao amiche. This is Jaya, the Indian girl. Welcome back to my YouTube channel. Eccomi di nuovo qui nello studio di Yan per mostrarvi questa volta dei nuovi acquisti shopping. Non cambierò mai. Iniziamo questo video haul con un acquisto di nuovo perlinoso. Eh sì, sono stata da Bershka e guardate che carina questa, si può chiamare maglia? Allora, è una magliettina fatta in pizzo trasparente, cioè è soltanto una trasparenza, però è molto 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 carina e vi assicuro che se sapete come abbinarla diventerà uno dei pezzi forti del vostro guardaroba. Io la metto e la indosso con un body nero, una canottiera nera oppure con uno di quei dress basic di Zara che vi ho fatto vedere nello scorso video haul, se vi ricordate. Allora, innanzitutto chiamarla maglietta è diciamo un po' esagerato, però questa cosa, questa maglietta svolazzante piena di perle, può essere sicuramente una cosa per abbellire un outfit un po' basic. Io l'ho indossata con un jeans a vita alta e un top nero sotto. Si può comunque utilizzare anche una bralette per quelle un po' più diciamo coraggiose, perché per questa stagione diciamo che fa un po' freddo, però va benissimo anche per abbellire magari un dress come quelli basic appunto di Zara, oppure anche con diciamo una camicia, qualcosa appunto da portare sotto. È abbastanza larga e quindi veramente ci potete mettere il mondo sotto. A me piace in modo particolare, costa 12,95 euro di Bershka, nuova collezione, e ovviamente puntano tutti su questa passione che abbiamo delle perle. Che ci posso fa? A me piacciono, voi? A me in modo particolare questa cosa delle perle mi è sempre piaciuta e oggi lo potete vedere in modo particolare. Nuovi. Se volete avere delle idee per sapere come abbinare questa simile maglietta, mi raccomando, seguite il mio profilo Instagram I am the Indian Girl, la mia pagina ufficiale con lo stesso nome, oppure andate sull'applicazione 21 Buttons, 21 bottoni, per comprare tutti gli outfit che vi mostro. Io vi assicuro che questo capo lo potrete utilizzare tanto adesso, in prossimità delle feste, quando volete magari avere degli outfit un po' elegantini ma non troppo. Questo va benissimo anche con un jeans nero e una canotta nera sotto. Quindi, sia le trasparenze e sia le perle. Sempre di Bershka, lo avete già visto sul mio profilo Instagram, ho comprato questo cardigan in ciniglia fantastico. Innanzitutto ormai sapete che la ciniglia come il velluto sono dei materiali che vanno tantissimo in questa stagione. Questo maglioncione innanzitutto è del mio colore preferito, cioè questo rosso burgundy. Secondo, la ciniglia lo rende veramente super morbido e è leggermente oversize, è un po' lungo, arriva diciamo a metà coscia e secondo me è perfetto. Come vi dico sempre, questi maglionzoni sono veramente ottimi per creare quegli outfit quando non sapete cosa mettere sopra ad un jeans o una maglietta, ad un jeans o una camicia o a un vestitino. È veramente bellissimo perché oltre a essere super morbidoso per il tessuto, è anche di un colore fantastico. Adesso non so se si vede quando lo metto così, guardate come esalta diciamo la mia carnagione, esalta anche le perle. E soprattutto è un capo versatile e perfetto da abbinare in qualsiasi occasione, quindi sia quando avete un jeans e una maglietta, sia quando avete un vestito magari un po' elegante, un po' esuberante, non sapete diciamo come abbinarlo. Io lo uso tantissimo sia con la scarpa con il tacco che con lo stivaletto e secondo me è veramente un acquisto fantastico per questa stagione. Ve lo consiglio perché c'è in diversi colori, tra cui nero e antracite. Sto infatti pensando di prendermi anche quello in antracite. È un capo che io metto la mano sul fuoco, userete un sacco. Visto che stiamo parlando di tutti questi maglionzoni coccolosi per questa stagione, adesso vi mostro i maglioni che ho comprato da Stradivarius, sempre in ciniglia come questo, e che trovate nella nuova collezione. Quindi se volete andare online, negli shop, oppure seguendo il mio profilo 21 Buttons, potete comprarli adesso perché sono super attuali. Allora, questa volta ho fatto proprio la scorta e ne ho comprati due. Allora, due colori. Innanzitutto questo rosso, che non è il rosso burgundy che come sapete
sapete ormai, è il mio preferito, ma è un rosso un po' più acceso, è un rosso come il Red Russian di MAC, diciamo, e ovviamente la versione rosa cipria che non può mancare. Questi maglioncini, ve lo faccio vedere, non so se si vede, sono leggermente oversize, quindi non sono stretti e quindi sono secondo me da portare con una gonna stiletto oppure con i jeans skinny, con i leggings molto stretti, però sono dei maglioncini assolutamente super morbidi e super caldi. Una di voi mi aveva appunto fatto la domanda se sono caldi per questa stagione. Io vi assicuro che sono caldissimi. Allora, essendo un po' oversize, diciamo che la parte sotto è un po' larga, quindi potrebbe magari entrare un po' di aria e quindi preferisco comunque sempre mettere un body o una maglietta sotto in modo da evitare, diciamo, queste raffiche di vento nella parte bassa. Comunque sono dei maglioncini molto carini, li trovate nella nuova collezione, a differenza di Zara sono veramente cheap perché da Stradivarius costano 19,95 euro. Li trovate in tantissimi colori, quindi rosso, rosa, senape, blu e bianco, e sono veramente un must della stagione. Ormai li trovate veramente da tantissimi brand, anche da Bershka e anche da H&M, ovviamente da Zara, però dipende ovviamente dal modello. Secondo me questi sono molto carini perché non sono quel oversize troppo goffo di cui vi ho già parlato e quindi ve li consiglio. Fatemi sapere quali colori vi piacciono di più e se ne comprate più di uno come ho fatto io. Sempre da Stradivarius ho comprato una gonna a stiletto, una gonna stretta, non so se si vede, in simil pelle con questo colore, diciamo, caramello. Caramello? Sì, dai. Mi viene già fame a pensare al caramello. Questa è una gonna che mi piace molto perché innanzitutto sapete che adoro queste gonne a stiletto perché le trovo sia molto professionali da una parte quando abbinate con una décolleté e una camicia, sia molto casual abbinate magari con uno stivaletto più basso. Porto tantissimo queste gonne e questa con questo color caramello e questo effetto simil pelle mi aveva proprio attirato. Le porto veramente con tutto, quindi sia con delle magliette maniche corte, magari con una scritta, quindi queste statement t-shirt, sia con il maglioncione, sia con una camicia, insomma sono molto versatili, anche con un body e il cardigan sopra. Lo porto sia in versione casual con lo stivaletto sia con la décolleté. 19,90 euro, la trovate anche in nero. Sta tornando un po' questa cosa della pelle. A voi piace? Fatemelo sapere. Adesso vi mostro degli acquisti che vi stupiranno un sacco. Guardate qui, ho comprato praticamente 3 paia di jeans e siccome sapete che non sono proprio una fan del pantalone ma vado più sulle gonne, dovrete chiedervi il perché. Ve lo siete chiesti? Ecco, adesso vi spiego. Quando trovo un paio di jeans che calzano in modo fantastico, di solito me ne innamoro e poi compro anche diversi colori dello stesso modello. Succede anche a voi? Perché secondo me è così difficile trovare dei jeans che esaltano veramente le nostre caratteristiche. Nel mio caso, ad esempio, io ho un sedere molto piccolo, quindi di solito il jeans rimane, diciamo, un po' morbido dietro e non mi piace l'effetto che fa, quindi preferisco i leggings oppure i jeans super elasticizzati. Sono andata da Stradivarius e ho trovato questo modello di jeans che è abbastanza normale perché, come potete vedere, è blu con uno strappo sulla caviglia, quindi non troppo sfilacciato, ma ha questo nuovo modello chiamato super high waist, quindi super vita alta. Quindi, a differenza dei vita alta che di solito arrivano, diciamo, all'ombelico, i super high waist arrivano sopra l'ombelico e per me sono perfetti per diverse ragioni. Innanzitutto perché il modello super vita alta e vita alta esalta il mio sedere piccolo e quindi è perfetto, perché diciamo che siccome non ho molte forme, non ho molte shape, diciamo che il modello vita alta mi dà un po' di rotondità sul dietro. Mi sono spiegata bene? Comunque, a parte questo, il modello vita alta nasconde anche un po' la panzetta da buona cucina che mi ritrovo e quindi secondo me è veramente perfetto. Per quanto riguarda il modello, è poi un modello skinny con una lunghezza fino alla caviglia, quindi perfetto per mostrare un bel paio di scarpe e di solito è la mia lunghezza preferita, quindi me ne sono proprio innamorata. Inoltre il lavaggio è molto molto bello e particolare, è abbastanza semplice ma abbastanza basic, quindi è anche un jeans che potrò portare sempre a differenza delle mode o delle tendenze. Siccome mi è piaciuto in modo particolare e anche Yam mi ha detto che mi faceva un bellissimo sedere,
mi sono comprata lo stesso modello, che sembra veramente identico, e anzi adesso vedo in camera sembra ugualissimo, però è leggermente un po' più blu. Perché ho pensato che veramente è difficile trovare dei modelli che mi piacciono in modo super particolare e che mi esaltano, quindi preferisco, diciamo, fare scorta. C'è anche la versione, diciamo, molto più slavata, però io quei lavaggi troppo forti non mi piacciono tanto, e poi la versione classica in nero, su cui sto veramente già facendoci un pensierino. Non contenta, poi, sempre per l'influenza perle, ho preso anche questi da Stradivarius, che avete già visto sul mio Instagram e sul mio profilo 21 Buttons, e questi sono invece, diciamo, più fashionable, quindi sono più di tendenza, perché come sapete c'è questa mania delle perle. Anche questi jeans sono skinny, modello fino alla caviglia, e hanno, diciamo, questa particolarità di essere tempestati di perle. Allora, io li ho indossati, e lo avete visto appunto su Instagram, con questa maglia che ho oggi, pensando di fare un po' un effetto troppo perloso, ma in realtà è veramente venuto fuori un outfit fantastico. Cioè, io ve lo assicuro, è uno dei miei outfit preferiti del momento. Comunque, vi consiglio questi jeans della Stradivarius perché vestono veramente bene e costano solamente 19,95 euro, quindi con 3 paia di jeans, che vi assicuro non è una cosa che faccio spesso, con 60 euro me la sono cavata. Ma adesso voglio finire questo video haul con un pezzo forte di cui sono totalmente innamorata e di cui mi avete veramente chiesto informazioni in tantissime. Da Stradivarius ho comprato questi bellissimi ankle boots, che avete veramente ormai visto e rivisto sul mio Instagram, perché ormai li metto veramente tutti i giorni. Sono in pelle, avete capito bene, e sono veramente fatti bene. Questo modello di stivaletto mi ha colpito fin da subito e sono veramente contenta perché lo sto mettendo tantissimo, è veramente un amore a prima vista che utilizzo un sacco. È una copia del modello Givenchy, anche se il modello Givenchy ha 4 fibbie, quindi questo ha 3 fibbie con le borchiette e è in pelle. Io vi assicuro che è comodissimo e si può veramente abbinare a tantissimi outfit, sia più casual con i jeans, sia più eleganti con le calze, quindi con i vestitini. Anzi, questi sono proprio i boots che ho messo per il fashion show quando ho indossato il vestito leopardato di Zara e ho deciso di mettere, diciamo, un paio di collant a rete, e per sdrammatizzare ho preferito, diciamo, un ankle boots a un tacco. Ecco, secondo me questi fanno veramente la loro figura. Li avevo visti in diversi siti, anche online e anche su Instagram, di alcuni negozi italiani che li vendono simili a quelli della Givenchy, quindi con 4 fibbie, però in pura plastica. E sinceramente preferivo comprarmi uno stivale in pelle da poter utilizzare per diverse stagioni, perché secondo me questi dureranno, vero? Sinceramente volevo comprarli in pelle perché, per quanto riguarda gli stivali, gli stivaletti, preferisco, diciamo, non comprare le cose in plastica perché voglio utilizzarle magari tutti i giorni e per più stagioni. Quindi questi, se vi piacciono, questi sono della nuova collezione, costano 59,95 o 65 euro e vi assicuro che sono veramente bellissimi. Quindi seguite il link sul mio profilo The Indian Girl su 21 Buttons per comprarli in modo diretto, oppure correte nello Stradivarius più vicino perché secondo me andranno tanto a ruba. These boots are made for walking. E con questi stivaletti ho finito anche questo video haul. Se vi piacciono questi prodotti, mi raccomando, andate a comprarli perché sono tutti della nuova collezione. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un piccolo pollice alzato. Se non siete ancora iscritti a questo canale, non dimenticate di sottoscrivere perché ci saranno nuovi video haul in arrivo. Adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video haul. Ciao!